Mi è stato assegnato questo, questo tema, vita, famiglia, libertà ed educazione si possono negoziare. L'approccio mio sarà quello proprio filosofico, quindi sarà una relazione un po' filosofica e anche un po' didattica, è un modo elegante per dire che sarà noiosa la relazione. Per questo mi hanno messo per primo, perché così siete belli freschi, poi non rimarrà più niente per gli altri, però così ne approfitto in una sostanza. Vi indico il percorso così non ci perdiamo. Allora, i principi non negoziabili, cosa sono e perché non sono negoziabili? E quindi si parlerà dei principi morali e soprattutto degli assoluti morali. Gli assoluti morali sono i principi non negoziabili, vedremo. È lì il cuore del mio intervento. Poi vedremo quali sono i nemici dei principi non negoziabili e, se ci sarà tempo, e voi ce la farete, le conseguenze della morte dei principi non negoziabili. L'impostazione sarà filosofica, in specie sarà proprio, vedrete, l'insegnamento proprio aristotelico tomista, soprattutto di Tommaso d'Aquino. Allora, il primo riferimento è quello della legge naturale. Prendiamo la definizione di legge naturale, prendiamo la definizione di Tommaso d'Aquino, ne ha date diverse, però sicuramente quella più precisa è partecipatio legis eterne di razionali creature. Cioè significa partecipazione alla legge eterna o della legge eterna nella creatura razionale, cioè nella persona umana. Che cosa significa questa definizione? È una definizione che rimanda a un altro elemento concettuale, cioè la legge eterna, partecipazione alla legge eterna. Allora bisogna capire, prima di tutto, per capire cos'è la legge naturale, che cos'è la legge eterna. La legge eterna viene definita da Tommaso come un ordo rationis, cioè un orientamento della ragione divina che riguarda tutti gli enti, cioè Dio, in maniera più semplice, ovviamente qui i filosofi, i tomisti di professione si devono turare le orecchie, perché io semplifico molto e procedo per balzi. Dio quando crea, crea per un fine, quindi la legge eterna è quell'orientamento che conduce ogni ente, l'ente ciò che esiste, ogni ente al suo debito fine, okay? Questo ordo rationis riguarda tutti gli enti, tutte le cose esistenti, e quindi riguarda anche l'uomo. Quando la legge eterna, quindi questo orientamento al fine, questo orientamento si dice teleologico, non teologico, teleologico, il telos è il fine, questo orientamento teleologico, quando riguarda l'uomo, prende il nome di legge naturale. Quindi, la legge eterna, declinata nella specificità della persona umana, prende il nome di legge naturale. L'uomo partecipa di questo orientamento, voi pensate, è un po' come se fosse un campo di spighe, di grano, che vengono inclinate da un vento. Il vento è l'orientamento dato da Dio, verso dei fini. Se c'è un orientamento, ordo vuol dire orientamento, prima di dire che vuol dire un ordine, significa orientamento. L'uomo partecipa a questo orientamento in due modi, in modo passivo e in modo attivo. Uno dice, però, sta prendendo la lontana con il principio non negoziabile. Adamo ed Eva, prima di Adamo ed Eva, perché la legge eterna esiste prima di Adamo ed Eva. Allora, questa partecipazione, questa relazione che l'uomo ha con la legge eterna è passiva e attiva. Significa che, una cosa anche semplice, significa che l'uomo è indirizzato, orientato, desidera uno dei beni materiali, la fame, la sete, la sessualità, il sonno, bene, noi abbiamo come un orientamento naturale insito in noi, si chiamano delle inclinazioni, a certi beni materiali. Il nostro organismo in realtà alla fine ha due orientamenti di fondo come organismo: la sopravvivenza e la riproduzione. Non fa altro il nostro organismo. Dalla cellula al tessuto, all'organo, all'apparato, il tuo organismo è fatto per sopravvivere e per riprodursi. Ma noi abbiamo anche delle inclinazioni che non sono soltanto materiali, dato che l'uomo, la persona umana, è un sinodo, cioè un'unione strettissima di un elemento sia materiale, il corpo, ma anche spirituale, l'anima. Noi abbiamo anche un orientamento,
un desiderio, un'inclinazione a dei beni che sono immateriali, la conoscenza, la socialità, la trascendenza, il matrimonio. In termini giuridici li chiamiamo diritti naturali. Perché una partecipazione passiva? Perché è data in noi, non c'è nulla da fare, cioè noi la subiamo passivamente. Voi provate a non mangiare, voi provate a non dormire. Anche chi tenta di togliersi la vita deve superare un'opposizione fortissima che è data appunto da questa inclinazione alla vita. Per gli animali si chiama istinto di sopravvivenza, per noi si chiama pulsione alla vita. Bene. Parentesi, io posso dare la prova razionale dell'esistenza di queste inclinazioni naturali attraverso il principio di proporzionalità, che è un principio fondamentale in etica. Significa che un fine è naturale, noi siamo orientati a certi fini, a certi oggetti che sono, li possiamo anche chiamare beni, perché beneficano l'uomo, perché sono esattamente quelli che la persona desidera. I fini sono naturali se l'uomo possiede quegli strumenti per soddisfare il fine, altrimenti non sono naturali. Sarebbe bizzarro che madre natura, o padre Dio, ci ha impresso un orientamento verso dei fini ma che non possiamo soddisfare. Quindi ad esempio io posso dire che il fine della vita è un fine naturale, è un diritto naturale, perché? Perché è lo strumento adatto per soddisfare il fine, che è l'organismo. Posso dire che la riproduzione è un fine naturale perché è lo strumento adatto per soddisfare il fine, l'apparato riproduttivo. Posso dire che la conoscenza è un fine naturale perché è lo strumento adatto proporzionato a, al fine, è l'intelletto. Posso dire che nella natura umana è l'onnipotenza? No, perché non ho gli strumenti adatti per soddisfare questo fine, che invece appartiene alla natura di Dio. Bene, quindi questo orientamento di Dio che riguarda l'uomo, che lo spinge a certi beni materiali e immateriali, spirituali, prende il nome di natura. Tommaso nel De Essentia dice che la natura è l'essenza della cosa in quanto ordinata l'operazione della cosa stessa. Non andiamo a spiegare perché. Un po' complicato, facciamolo spiegare da Aristotele, nella Politica è più semplice. La natura è fine, dice Aristotele nella Politica. Ed è physis telos esti. Ed è physis, la natura telos fine esti. La natura è fine. Quindi possiamo dire che la natura è come un fascio di inclinazione, la natura umana, un fascio di inclinazioni che tendono ad alcuni fini. Questi fini, dato che corrispondono proprio all'anelito della persona umana, li chiamiamo beni. E quindi la nostra natura umana necessariamente, in maniera ineludibile, questo è il senso passivo della partecipazione, anela a questi beni, ne ha sete, li esige per perfezionarsi. Anche se non li diamo, la persona rimane persona. Dato che la qualità, termine filosofico, la sostanza di cui è fatta la natura umana è la razionalità, anche in questo caso posso dare la prova che esiste la natura umana, che è di qualità razionale, la natura umana prende il nome di natura razionale, quindi la nostra non è una natura vegetativa come piante, non è una natura sensitiva come gli animali, ma è una natura razionale. Come dicevo prima, la persona umana è il sinonimo, l'unione strettissima di questi due elementi. Un elemento materiale è il corpo, e un altro elemento che qui possiamo chiamare anima, in realtà si forma predicamente. Ma, dice Tommaso, rispetto a tutti gli altri enti, l'uomo partecipa alla legge eterna non soltanto in maniera passiva. Gli animali non hanno libertà, sono guidati dall'istinto. Quindi anche in loro agisce questo orbo verso il debito fine, l'orientamento verso il debito fine, ma non possono sottrarsi. Fanno così perché non possono che fare così, sono necessitati. Invece l'uomo è libero. E rispetto a questo orientamento, l'uomo può disubbidire, da una parte con l'intelletto, nel senso che può anche non riconoscere queste inclinazioni, anche se quelle più generali è impossibile non riconoscere, ma soprattutto con la volontà. Ad esempio, comprendo che sono inclinato verso la vita, comprendo, sento questa inclinazione, ma decido di non seguire questa inclinazione e quindi mi tolgo la vita. Ecco che quindi la partecipazione dell'uomo alla legge eterna da una parte è passiva, non c'è nulla da fare, c'è qualcosa come una bussola che mi indirizza verso la vita ed è lì, però io posso disattenderla con la mia libertà, con l'intelletto e con la volontà.
Quindi vediamo che l'uomo è un essere determinato e determinante. Determinato si dice nella sua struttura ontologica, per come è fatto, per la sua natura. Determinante nel senso che può disattendere questa inclinazione naturale e fare altro. Quindi è determinato nell'ontologia, si dice, ma è determinante nella deontologia, in quello che dovrebbe fare. Arriviamo ai principi morali. Questa era una premessa doverosa. Dunque, il percorso corretto sarebbe questo. L'intelletto riconosce l'esistenza, non so, dell'inclinazione alla vita. Bene. Comprendo che la vita è un bene. Benissimo. Quindi mi dovrei comportare di conseguenza. Se la vita è un bene, dato che io sono inclinato alla vita, dato che la vita è un fine essenziale per me, non devo uccidermi e non devo uccidere. Vedete che siamo passati dalla descrizione della natura umana come fatto l'uomo nella sua essenza all'aspetto invece morale. Non devo, quando entra il devo, siamo nella morale, non devo uccidere, non devo togliermi la vita. Quindi l'intelletto fa un'operazione interessantissima, è un trasformatore. Trasforma le inclinazioni naturali, il fascio di inclinazioni naturali, in norme corrispondenti. Se la vita è un bene, non devo uccidere. Se la proprietà è un bene, dovrò tutelarla e non dovrò rubare. Se la salute è un bene, non dovrò ledere gli altri nella salute. E via di seguito. Quindi si transita dal piano ontologico, come fatto l'uomo, al piano deontologico, dalla descrizione dell'essere alla prescrizione del dover essere, dalla verità alla moralità. L'intelletto quindi, in prima battuta, fa un'operazione, la promulgazione dei principi morali. Quando si parla di principi, sono leggi di carattere generale. Principio perché principio, all'inizio, quindi è generale. Da lì il decalogo, non uccidere, non rubare, non mentire. Sono comandi o divieti di carattere generale. Poi attenzione, nella situazione concreta l'intelletto declina questi grandi principi generalissimi, non uccidere, non rubare, nella situazione concreta, attraverso la coscienza. E attraverso la coscienza si produce la norma morale. Che invece sempre una, quando si parla di norma, è una legge particolare. Poi non basta per fare il bene, non basta conoscere il bene, bisogna anche volerlo fare. Quindi non uccidere, norma particolare, non uccido Riccardo in questo momento, adesso, ora, e poi lo devo voler fare, altrimenti potrei disattendere. Qui entra la prudenza, la virtù della prudenza, che suggerisce qual è l'atto concreto per applicare la norma particolare. Faccio un caso così si capisce meglio. Una ragazza è incinta e non vuole avere bambini. Norma generale, non uccidere. La coscienza declina il principio generale nella situazione concreta. Non uccidere questo bambino qui e ora. La prudenza suggerisce poi l'atto particolare per applicare la norma particolare. Straccia ad esempio un certificato medico. Questo è in sintesi la teoria dell'azione. Ecco perché si chiama legge naturale. Legge perché è un comando o un divieto, ma che proviene, che è tratta dalla natura umana e quindi da un dato oggettivo, anche se di carattere metafisico, perché io non posso misurare con metro lineare la natura umana o pesarla. Se fanno la prova dell'esistenza, non è che tutto ciò che è esistenza è empiricamente misurabile. Quindi legge naturale perché è un comando, un divieto naturale perché indica la fonte, la natura umana, il dato oggettivo. Quindi ad esempio questa prospettiva dice no al soggettivismo, non è una legge che proviene dal soggetto, cioè dal suo arbitrio, dai suoi desideri, dai suoi sentimenti, no, proviene da ciò che ti dice la natura umana. Qualche giorno, anzi, settimana scorsa ero a un convegno a Roma e tra i vari relatori c'era anche il professor Francesco D'Agostino. Ci sono, c'è da tempo e c'è in memoria con la sua amicizia, anche se siamo su posizioni molto differenti su tante cose. Il professor D'Agostino è ordinario di filosofia del diritto a Tor Vergata, è già presidente del Comitato Nazionale di Bioetica. Presidente dell'Unione Giuristica
cattolici italiani, editorialista di Avvenire, questo perché dire chi è il personaggio se non lo conosce. Benissimo, lui faceva questo argomento, quindi ha un'esperienza, le sue ascendenze sono sicuramente di matrice cattolica. Lui faceva questo argomento e questa è un'argomentazione che porta avanti da anni. La metafisica è morta, cioè tutto il discorso che vi ho fatto io oggi non lo comprende più nessuno, ed è vero, è andato di realtà questo. Quindi, e qui non lo seguivo già più, abbandoniamo la metafisica. E no, dicevo io, se una cosa non viene capita, cerchiamo il modo di farla comprendere, no? No, bisogna rifondare i principi non negoziabili, anzi è meglio non parlarne più. Come rifondarli? Le sue indicazioni sono varie nel tempo. Nel convegno diceva l'etica bisogna fondarla sulle preferenze soggettive. Ma questo è gratuitismo. Questo possiamo chiamarla come vogliamo, alla fine le teorie sono sempre quelle. Il 14 settembre aveva scritto un editoriale su Avvenire dove sostanzialmente apriva l'omologa e faceva riferimento invece alla sociologia, quindi alla fenomenologia. Se una cosa accade vuol dire che è buona. Eh no. Cioè, non è che se le persone non riconoscono la validità di un fondamento bisogna buttare a mare il fondamento, sparisce. L'America c'era prima che venisse scoperta, è evidente. Dio c'è anche prima che lo scopra lo prende, perché Dio aspetta di essere, di venire all'esistenza quando lo prende lo scopre. Bene, ora i principi in questo senso di non uccidere, non rubare, non mentire non cambiano mai, ma possono e devono cambiare invece le norme particolari che applicano questi principi nella situazione data. Vi faccio un caso: tu ti dai la tua vita, è un principio assoluto, diciamo così. Quindi la coscienza mi dice vai in palestra, norma particolare. Cambia la situazione e mi rompo una gamba, c'è sempre il principio tutela la vita, tutela la tua salute, ma dato che ho la gamba rotta la mia coscienza mi dice non andare in palestra. Però, e qui entriamo negli assoluti morali, cioè principi non negoziabili, esistono atti che sempre e comunque, sempre, sono contrari alla natura umana e quindi sono sempre malvagi. Gli assoluti morali quindi indicano comandi omissivi, cioè divieti, di astensione di alcuni atti che sono sempre contrari alla dignità della persona, cioè sono sempre contrari alle inclinazioni naturali, e dato che le inclinazioni naturali, quindi la natura è di natura razionale, sono contrarie alla ragione, e dato che la ragione, la natura razionale proviene da Dio, sono contrarie alla legge eterna. Questi sono gli assoluti morali. E da dove deriva la nostra dignità? Dignità significa preziosità intrinseca. Noi abbiamo una preziosità intrinseca per la materia, la sostanza di cui siamo fatti noi. Qui abbiamo visto la razionalità. Quindi un atto contrario alla natura, la natura è la natura razionale, contrario alla razionalità e quindi contrario alla dignità della persona. Quindi ci sono atti che sono sempre e comunque contrari alla dignità, alla natura, alla ragione e a Dio. Ad esempio l'omicidio, quindi uccidere direttamente, ovviamente sempre volontariamente, un essere umano innocente, mentire, rubare, compiere atti di pedofilia, adulterio, i rapporti extramatrimoniali, i rapporti omosessuali. Attenzione a questo passaggio. Il morale, per comprendere la moralità di un atto, si deve andare a guardare il fine immediato di un'azione, di un atto. Cioè, ciò che io voglio, infatti si chiama oggetto, ed è esattamente il mentire, rubare, uccidere, è ciò che io voglio. Quello configura l'oggetto, la natura di un atto. Questi atti che, per il loro oggetto, per il loro fine immediato, contrastano con la natura, la ragione, e Dio, sono atti quindi intrinsecamente malvagi, proprio per l'oggetto scelto. Si dicono che sono anche atti intrinsecamente disordinati perché contraddicono l'orientamento, l'ordine della natura umana. E rimangono malvagi, e qui la specifica del non negoziabile, e rimangono malvagi anche se io li compio per un fine secondo
buono e in qualsiasi circostanza. Quindi sono atti che non tollerano eccezioni, sono sempre malvagi al di là del fine per cui tu lo fai e al di là delle circostanze. Ad esempio, fine buono, sperimento sugli embrioni e uccidendoli, quindi questo è l'oggetto che io scelgo, fine immediato, per un fine ulteriore, per sconfiggere il cancro. Però il problema è che tu hai scelto un oggetto malvagio, uccidere, un'azione malvagia, che hai orientato a un fine buono. Il fine è buono, ma rimane l'oggetto malvagio. Il primo fine che tu hai scelto è un'azione malvagia. Concepisco in provetta per soddisfare il desiderio di maternità. Uso la contraccezione, un'azione malvagia, con mio marito perché una gravidanza potrebbe mettere a rischio la mia salute. Ricorro all'aborto per motivi gravissimi di salute. Uccido il paziente terminale per non farlo soffrire. Rubo per dare ai poveri. La volontà prima rimane malvagia, ma si accompagna un fine buono, ma rimane malvagio. E dice Tommaso che per avere un'azione buona, tutti gli elementi che compongono un'azione, quindi il primo fine e il fine secondo, devono essere tutti e due buoni. Per avere un'azione malvagia ne basta uno, o l'oggetto buono, oppure anche un fine malvagio. Ci sono anche degli oggetti buoni, ma orientati a fine malvagio. Io istruisco una persona sul funzionamento delle serrature, azione buona, per introdurre l'arte dello scasso. No, è un fine malvagio. Vedo l'azione nel suo complesso, atto prima era buono, detto prima era buono, ma orientato a fine malvagio. Quindi, rimangono malvagi anche per un fine buono, rimangono malvagi anche se calati in certe condizioni. Stato di necessità. Sperimento sugli embrioni, perché la possibile cura per il cancro può venire soltanto dagli embrioni, stato di necessità. Mi spiace, non puoi farlo. Perché rimane un'azione buona, per malvagia. Ma siamo in stato di necessità, non c'è nulla da fare. Concepisco in provetta perché la coppia è sterile, quindi non potrebbe avere figli se non attraverso la fine. Ricorro alla morte perché ho 14 anni e vivo in mezzo alla strada. Uccido il paziente terminale perché non ho a disposizione in questo momento le cure palliative. Stato di necessità. Gli assoluti morali, quindi, attenzione alle caratteristiche, gli assoluti morali, quindi le caratteristiche dei principi non negoziali, sono generali, cioè riguardano tutte le persone, e non specifici. Scusate, sono generali, riguardano tutte le situazioni, e non specifici per alcune situazioni. Quindi, gli assoluti morali dicono no al situazionismo e alla casuistica. Questo ritorna spesso nel dibattito sulla moris letizia, no? Dove si dice, no, però, in alcune circostanze, in quella situazione l'adulterio va bene, no? È un assoluto morale e quindi non c'è nessuna situazione che lo può scusare, non tollera eccezioni. Condizioni anche in riferimento alle persone. Si dice, no all'eutanasia, eccetto se non è atti, cosa vuol dire la dottoressa, eccetto se non è atti pretermine, con nessuna speranza di vita. E no, non c'è una categoria che è immune degli assoluti morali. No, l'eutanasia eccetto su pazienti consenzienti, oppure permette l'adulterio solo a quei divorziati e risposati che non riescono a trattenere i propri impulsi sessuali. No, non parla l'eccezione. Quindi gli assoluti morali sono universali, riguardano tutte le persone, e non particolari. Quindi no al soggettivismo. Condizione anche riguardo ai tempi. Divieto i rapporti prematrimoniali è anacronistico, no? Gli assoluti morali non cambiano, perché non cambiano. Sono immutabili. Quindi, in buona sostanza, mai posso compiere il male anche per il fine buono e anche in qualsiasi circostanza. Si chiamano assoluti morali proprio perché sono da rispettare sempre, non in relazione, assoluto e contrario relazione, non in relazione ai fini e alle circostanze. Absolutus, sciolto, svincolato da fini e circostanze. Vengono anche chiamati doveri negativi assoluti, cioè un dovere di astensione non contingente, ma che riguarda sempre qualsiasi fine. Rovesciati questi assoluti morali che ti dicono non devi, non devi, non devi, non devi, sono i principi non negoziabili che ha ricordato nel letto XVI del 2006, della lettera cartellina, anche il suo discorso, dove si diceva, dove Santo Padre diceva, bisogna tutelare la vita, la famiglia, l'educazione. Vita, famiglia, educazione sono valori, il principio, come dicevo prima, invece riguarda l'agere. Sempre il fare, quindi la tutela. Quali sono i nemici dei principi non negoziali? Quindi i principi non negoziali sono gli assoluti morali. Un po' li abbiamo accennati prima. Allora,
L'utilitarismo, ci sono varie, quindi ne indico qualcuno. L'utilitarismo, noi abbiamo visto che l'oggetto che tu scegli, morale dell'azione, cioè il fine immediato, uccidere, mentire, rubare, non cambia a seconda dei fini secondi, cioè. L'utilitarismo, anche nelle sue definizioni conseguenzialismo e proporzionalismo, dice invece, sostiene questa teoria etica, la faccio molto, molto semplice, che è eticamente valida, buona quell'azione che mi promette la maggior utilità, intesa anche come minor danno. Quindi ad esempio, per prendere il carro che è in buona salute, lo ammazzo, espianto i suoi organi e salvo 5 persone, ad esempio. E quindi facendo, si dice anche proporzione di nuovo perché fa una proporzione tra i danni e l'utilità. Ne ammazzo uno e salvo 5, la differenza fa 4, ma non è così. Quindi si disinteressa, soprattutto perché potete, si disinteressa dell'azione morale in se stessa, ma uccidere è sbagliato. Allora interessa un calcolo ragionieristico dell'utilità. Quindi in realtà non sposa nemmeno un male minore, l'utilitaristico è parlo di bene o non, tipo per morale, insomma. Ma semplicemente dice, ma no, questa azione se vi promette una previsione futura di effetti futuri, tante utilità, quindi questa è un'azione buona. Ora, voi dite, nessuno accetterebbe una tesi di questo genere, invece con i ragazzi, lo accettano, però una lezione politecnica, facevo l'esempio, non si può uccidere una persona anche se ne si salva un milione, il suo compagno di classe, lui gira e fa, no, io la ammazzerei per un milione di persone subito, lui era convintissimo, per un milione di persone subito, subito. Ora, l'utilitarismo si smonta in realtà senza fare ricorso addirittura agli assoluti morali, ma con la regola interna stessa che regola l'utilitarismo, perché uno, il primo motivo è questo, l'azione buona è in previsione degli effetti, benissimo, ma qualsiasi mia azione produce una catena di effetti infinita. Io adesso sto qui parlando, una persona mi sente, si deprime ancora di più, va a casa e si toglie la vita. I suoi genitori, i suoi parenti così sono disperati, questa disperazione porta alla chiusura dell'azienda di famiglia, si vogliono sposare, non si sposano più, tutta colpa di scandalo. Un'altra persona qui mi ascolta, aveva già in mente di diventare sacerdote, dice, ah, sentito qualcosa di bene così, diventa sacerdote, poi vuole che diventa vescovo, cardinale e diventerà anche papa, no? E quindi quello che noi diciamo, facciamo, produce una serie di effetti che noi nemmeno conosciamo. Quindi per arrivare a un giudizio morale oggettivo dovrei conoscere tutti gli effetti possibili immaginati. Ed è impossibile. Peter Singer, non vorrei ricordarmi male, ma commenta, è un bioeticista che dice che è una strofa che è un bambino, commentando la vicenda di Piccolo Charlie, no? Avete presente, che è morto in Inghilterra per un atto eutanasico, si è messo lì a calcolare, dice benissimo, allora se noi lo salviamo, allora lui vive, però non è che vive tanto bene, c'è una quota di felicità della famiglia perché ce l'hanno lì, però una quota anche di disperazione perché comunque insomma, questo povero bambino gli farà penare. Se lo uccidiamo, allora lui non vive, i genitori avranno inizialmente la sofferenza, però dopo successivamente sarà riequilibrato da una quota di felicità, si è fermato, non usciamo. Certo, non ne puoi uscire. Tra l'altro l'utilitarismo è autoconfutatorio perché facciamo il caso appunto della persona smembrata e poi dopo i suoi organi vengono dati in donazione. Non il caso che conosciamo, ma la persona qualsiasi. La persona, magari quella persona che io ho ucciso poteva scoprire il vaccino per salvare milioni di vite, di altre cose. E tra l'altro magari le persone che io vado a salvare, tra uno di questi c'è un serial killer in futuro che ne ammazzerà 10 e quindi con le proporzioni non ci siamo. Quindi l'utilitarismo è la teoria che ci ha regalato ad esempio la legge 40. Io legittimo l'omologa per non avere l'eterologa, per non avere la sperimentazione sugli embrioni. È stata anche una legge, ed è una legge difesa dal mondo, da una parte del mondo cattolico, per questo anche la legge
194, perché attualmente si dice no, adesso noi la difendiamo per evitare mali peggiori, no? Ma i mali peggiori arrivano, perché? Perché se tu difendi la ratio di una legge, la ratio è la sua natura, e abbiamo visto che la natura è fine. Se tu tuteli la sua ratio, tuteli la sua natura, se tuteli le premesse, arriverai anche alle conclusioni. La razza, ad esempio, legge 40 è: io ho il diritto di avere un figlio. Benissimo. Accettato questo principio, devi accettare anche tutte le altre conseguenze. E la legge è come se fosse un ente, ha una natura che tende a perfezionarsi e quindi vuole espandersi, vuole perfezionarsi completamente. E quindi se tu dici sì al figlio solo con l'omologa, è chiaro che poi arriverà l'eterologa, all'utero in affitto e tutto quello che segue. Perché? Perché è semplicemente una modalità applicativa di un principio, sia diritto al figlio. Come se dico sì all'aborto, non puoi dire soltanto sì all'aborto, solo chirurgico. Perché arriverà poi anche all'aborto chimico, perché sarà semplicemente l'applicazione dello stesso principio con modalità differente. Un libro recente, di qualche mese fa, si chiama Il problema delle leggi imperfette. È pubblicato col contributo dell'Associazione Scienze Vita, che è la lunga mano di carattere tecnico bioetico della Conferenza Episcopale Italiana. Allora, c'è un intervento di Padre Fagioni, ordinario di bioetica e docente di teologia morale alla Pontificia Accademia Pontiana, che dice il seguente tenore, un po' lunghino, ma secondo me ne vale la pena. Si parla, qui siamo già all'indomani, già l'indomani del varo della legge sull'unione civile, ci si interroga, abbiamo questa legge sull'unione civile. Il movimento gay da tempo rivendica per le coppie omosessuali diritti pari a quelli delle coppie sposate, e in molti paesi cattolici sarebbe stato forse più lungimirante cercare di regolare queste convivenze omosessuali riconoscendo i diritti legittimi, evitando accuratamente confusioni con il matrimonio. Se i parlamentari cattolici si fossero mossi per tempo, forse avremmo avuto leggi sulle convivenze omosessuali migliori di quelle che sono state via via approvate dai parlamenti. Le coppie omosessuali avrebbero potuto essere regolate riconoscendo i loro diritti legittimi e considerando che regolare queste convivenze può essere un bene per l'ordine pubblico. Giocare d'anticipo, quindi giocare d'anticipo varando prima leggi sulle convivenze omosessuali invece che sull'unione omosessuale. Giocare d'anticipo e non di rimessa può essere opportuno perché sarebbe poi più difficile lavorare su progetti di legge che nascono da visioni antropologiche ed etiche inconciliabili con la legge naturale e quindi di ardua perfettibilità. In buona sostanza, Padre Fagioni ci sta dicendo che scelte sono state. Vedi, abbiamo avuto l'unione civile. Dovevamo varare noi cattolici, invece i dico, sia per gli eterosessuali che per gli omosessuali, che secondo Padre Fagioni non contrasta con la legge naturale. No. Pareri leggerissimamente più sfumati, identici su questo punto, cioè del giocare in anticipo, sono stati espressi sempre nello stesso libro, da Luciano Moseni, che è ordinario di penale alla Cattolica di Milano, da Alberto Gambino, che è presidente di Scienze Vita, mio amico, e anche prorettore della mia università. La teoria del giocare d'anticipo è proprio dell'utilitarismo, cioè prevedendo un danno futuro, lo anticipo io, faccio terra bruciata prima io, anticipo io il danno, che in realtà è un male morale, per evitare peggiori in futuro. Altro nemico, poi vado a chiudere. Altro nemico dei principi non negoziabili, l'arbitrarismo. Noi abbiamo visto che il bene e il male alla fine sono già depositati nella nostra natura umana, no? È un giudizio che la ragione produce, ottiene, ricavando la natura umana. Bene e male invece sono decisi dal soggetto. Rientra il termine, in questo caso, che si spende molto in questi mesi e anni, del discernimento. Allora, discernimento, bene discernimento se significa quello che dicevamo prima, la coscienza che declina i principi primi della legge naturale nella situazione concreta, quindi è la verità generale nella situazione concreta. Male se invece la coscienza ricava le norme di comportamento non dalla natura umana,
oggettiva, ma dei suoi desideri, della sensazione di impossibilità di mettere in pratica i principi morali, dei sentimenti, eccetera. Altro nemico dei principi non negoziabili, l'edonismo. Qui entra la visione antropologica, cioè se tu consideri l'uomo soltanto fatto di carne e solo materia, allora è fatto soltanto dei suoi sensi e quindi gli unici beni che vengono in argomento sono i beni materiali e da qui la soddisfazione di tutte le sue utilità, di tutti i suoi piaceri. Invece sapendo che l'uomo è fatto di spirito e materia, attenzione, ci sono anche dei beni che sono immateriali. Allora, se l'uomo è fatto soltanto del suo corpo, direi sì all'eutanasia per evitare il dolore. Sì. Se è solo il suo corpo, è per questo che posso uccidere un cavallo se è azzoppato, per non farlo soffrire. Perché? Perché lui non ha la dignità umana. Potrò dire sì ai rapporti omosessuali, che se sono soddisfacenti, perché no? Altro nemico dei principi non negoziabili è il positivismo giuridico e il democraticismo. La verità morale viene messa ai voti, non ti sto semplificando molto. Non esiste la legge naturale, esiste invece la Costituzione, è l'unico riferimento, il riferimento a cui dobbiamo appellarci sempre. Oppure la mediazione del dibattito democratico che produce valori meno morali ma sociali. Ultimissimo punto, altro nemico dei principi non negoziabili è la tecnocrazia giuridica. Pochi che hanno in mano invece un grande potere tecnico. Potere tecnico, che è un potere tecnico politico, pensate a Family Day, milioni di persone che dicono no, noi la cerimonia non la vogliamo, Renzi e pochi altri vanno avanti per la loro strada e promulgano la cerimonia. E sono bati anche questi milioni di persone recentemente dalla conferenza della famiglia organizzata dal governo. Potere tecnico giudiziario, pensate all'ampliamento dei casi della fecondazione artificiale, la morte di Luana e Wen, il riconoscimento delle unioni omosessuali, la legittimazione dell'omogeneità, tutti i doni che ci hanno fatto i giudici. Potere tecnico che è anche amministrativo. A volte le unioni civili venivano quali celebrate all'estero e conosciute anche dai sindaci. E i sindaci sono quelli che hanno istituito i registri del testamento biologico. Io qua mi fermo e vi ringrazio per la pazienza.